Ciao a tutti e benvenuti sul canale Excel Espresso. Nel video di oggi vedremo come poter generare dei numeri casuali in Excel. Per poter generare dei numeri casuali dobbiamo sfruttare una funzione molto semplice, la funzione casuale. Per questa funzione non sono previsti argomenti, quindi sarà sufficiente digitare la funzione seguita dall'apertura e la chiusura delle parentesi. Portiamoci nella cella A2 e scriviamo uguale casuale aperta e chiusa parentesi. Dando invio verrà generato un numero casuale compreso tra 0 ed 1 con svariati decimali. Portandoci nell'angolo in basso a destra, teniamo premuto il pulsante sinistro del mouse e trasciniamolo in basso. In questo modo andremo a creare una serie di numeri casuali. Nel caso in cui volessimo ridurre il numero delle cifre decimali, possiamo nidificare la funzione casuale alla funzione arrotonda. In descrizione vi lascio il link per la funzione arrotonda, essendo un argomento già trattato. Se per esempio volessimo avere un numero con due cifre decimali, portiamoci nuovamente nella cella A2 e modifichiamo la funzione nel seguente modo. Uguale arrotonda, aperta parentesi, lasciamo la funzione casuale, punto e virgola, mettiamo il numero di cifre decimali uguale a 2. Chiusa parentesi, invio. Poiché i numeri generati sono compresi tra 0 ed 1, nel caso in cui volessimo creare dei numeri tra 0 e 100, basterà moltiplicare la funzione per il limite superiore. Portiamoci nella cella B2 e scriviamo uguale casuale, apriamo e chiudiamo la parentesi, e moltiplichiamo il tutto per 100. Diamo invio. Come fatto prima, portiamoci nell'angolino in basso a destra e trasciniamo il tutto verso il basso per riempire la sequenza. Se in questo caso volessimo avere solo dei numeri interi, faremo l'operazione precedentemente vista. Usiamo la funzione arrotonda, sostituendo in questo caso il numero delle cifre da 2 a 0. Portiamoci nella cella B2 e scriviamo uguale arrotonda, aperta parentesi, lasciamo il casuale per 100, punto e virgola e mettiamo 0 come numero di cifre decimali, chiusa parentesi e diamo invio. Portiamoci sempre nella cella B2, diamo un doppio clic nell'angolino in basso a destra ed Excel farà il resto sostituendo la formula nelle altre celle, generando numeri casuali interi compresi fra 0 e 100. Fino ad ora abbiamo visto come generare un numero casuale da 0 ad 1 oppure tra 0 ed un valore massimo. Ma se volessimo definire un range in cui generare questi numeri, supponiamo di avere la necessità di volere dei valori compresi fra un minimo di 10 ed un massimo di 20. Portiamoci nella cella C2 e quello che dovremo fare sarà scrivere la funzione casuale in questo modo. Uguale casuale, aperta e chiusa parentesi, per, apriamo nuovamente la parentesi, mettiamo il valore maggiore che abbiamo detto essere 20, meno il valore inferiore che abbiamo detto essere 10, chiusa parentesi, più il numero inferiore, che sarà ancora 10. Diamo invio e come fatto in precedenza, doppio clic per copiare la formula nelle celle sottostanti. Ed ecco il risultato. Come avrete certamente notato, ogni qualvolta che andiamo a modificare il contenuto di una cella, i numeri creati si aggiornano automaticamente.
Nel caso in cui volessimo forzare questo aggiornamento senza dover entrare ed uscire dalla cella, ci basterà premere il tasto funzione F9. Da oggi la funzione casuale non avrà più segreti per voi, ma vi aspetto la prossima settimana dove vedremo un'altra funzione che ci permetterà di generare sempre numeri in modo casuale. Come sempre, vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e se questo video vi è piaciuto, mettete like. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campana di notifica. Vi invito inoltre a visitare il mio sito web www.excelespresso.it, dove potrete trovare tante altre informazioni e curiosità. Excel Espresso, il modo più semplice e veloce per imparare ad usare Excel.